Spesso di un sodalizio sportivo si analizzano i risultati, le vittorie o le sconfitte e il modo in cui queste arrivano. Ci si ferma, insomma, solo al momento agonistico. Ma cosa c'è dietro? Come è organizzata una società che fa sport? In che modo ci si prepara all'evento topico della partita? C'è un mondo sommerso, fatto di tante persone che con amore e passione e in modo volontario aiutano e portano avanti la società. Di loro non si parla quasi mai. Stavolta vogliamo dargli il giusto spazio e siamo andati a trovarli. Questi sono i volti e le storie di chi sta dietro le quinte di una delle società più titolate e conosciute del territorio, il Basket Cavezzo. Montella Saverio, sono il medico sociale del Basket Cavezzo con l'obbligo logicamente di essere in panchina in tutte le partite in cui giochiamo in casa, ma io cerco di poter esserci anche fuori casa quando il tempo e la mia attività di lavoro me lo concede. La mia attività qui è quella di assistere le ragazze che partecipano alla partita, di intervenire appena qualcuna di loro ha qualche incidente e quindi di intervenire, di controllarla, di verificare qual è la situazione. Saltini Saltini Renzo, qual è il tuo Renzo. ruolo all'interno del Il mio Basket ruolo è Cavezzo? aiuto ai allenatori e se do da bere alle ragazze. Sono, diciamo così, tutto per loro, ecco. Da quant'è che fai questa Sono attività? una ventina d'anni circa. Cosa ti spinge a venire tutte le domeniche, tutti i sabati al Mi palazzetto? spinge perché mi piace, perché è una società seria, è una società buona, mi trovo molto bene in questa società, con dei ragazzi, molte delle ragazze sono molto brave e ci ho sempre avuto questa passione qua. Ganzerla Valerio, addetto ai trasporti. Faccio un giro con la macchina che vado a prenderle e le porto a casa quando ho finito l'allenamento. Da quanto tempo lo fai questa attività? 32 anni. Cosa ti spinge per 32 anni a prendere la macchina e ad accompagnare tutte le La ragazze? passione per lo sport. Sono Turci Massimo e sono dirigente accompagnatore quest'anno dell'Under 16 e Under 18, nonché arbitro delle giovanili Under 13. Da quant'è che fai questa attività? Sono tantissimi anni, ho perso il conto perché ho lavorato spesso e volentieri con Alberto e quindi sarà una decina d'anni. Cosa ti ha spinto a intraprendere questa attività? Primo perché ho giocato e conosco benissimo Alberto e poi anche con Giancarlo ho un ottimo rapporto. Mattia Viani, mi considero diciamo lo stratega, nel senso che mi occupo principalmente di preparare durante la settimana e dare più informazioni possibili all'allenatore per comunque sia in settimana lavorare tranquillamente, serenamente. Ma fai una sorta di scouting, nel senso studiare le squadre Scouting, avversarie. sì, esatto. Da quant'è che lo fai? Lo faccio da praticamente due anni, circa 2 anni. Sgarbi Maurizio. Allora, Maurizio, tu sei il custode di fatto il tuttofare Sì, del Basket esatto, Cavezzo. sì, esatto. Che tipo di attività fai nel dettaglio? Ah, io faccio al mattino le pulizie e il pomeriggio seguo gli allenamenti, cioè gli spogliatoi che vengono mantenuti bene, quelle cose lì. E poi quando ci sono le partite preparo il campo, preparo tutto, praticamente tutto fare. Uno non guarda il tempo che rimane qua, ma se uno ci guardasse sono anche delle 10-12 ore tutti i giorni. E poi quando ci sono le partite vai a casa a mezzanotte. A guidare questo manipolo di persone appassionate è Giancarlo Tampellini, da 41 anni ormai, nel Basket Cavezzo. Il calcio, ho cominciato per scherzo con delle ragazze, poi siamo arrivati a questo punto dopo aver passato tantissime e molto belle esperienze, dalla 1 fino alla vittoria di uno scudetto Under 19. Quindi la passione rimane e finché il fisico e la voglia mi sorreggono, vado Quanti sacrifici ci vogliono per portare avanti una società a livelli comunque alti per una cittadina come Ce Cavezzo? ne vogliono tanti perché bisogna avere, intanto bisogna avere le persone giuste che ti danno una mano, bisogna essere circondati da gente competente, devi avere l'aiuto da parte degli sponsor, dell'amministrazione comunale e poi avere anche un po' di fortuna, oltre ad essere bravo. Passione, dedizione, persone capaci al proprio fianco. Ecco la ricetta vincente del Basket Cavezzo, pronta ad una nuova stagione densa di soddisfazioni.